scelto psicologia? Io ho deciso di studiare psicologia perché da sempre mi affascinano la mente e il cervello e volevo capire, diciamo, il funzionamento che sottosta sia alla mente appunto che allo studio del cervello, ma non solo da un punto di vista accademico. Ho scelto di studiare psicologia perché sono rimasto affascinato da questa materia già comunque durante il periodo delle superiori, quando ho avuto comunque modo di studiarne anche in maniera molto, molto semplice. E mi affascinava anche l'idea di poter studiare la mente umana utilizzando contemporaneamente un approccio scientifico e un approccio umanistico, quindi ho fatto una sorta di mix di queste tematiche per quanto potesse essere comunque povera la mia conoscenza in tema di psicologia. Quali conoscenze e caratteristiche servono per studiare psicologia? Sicuramente serve una conoscenza di molti ambiti accademici di studio del liceo e non solo materie prettamente umanistiche ma anche materie scientifiche, perché gli esami che si incontreranno poi a psicologia saranno sì umanistici ma ci saranno anche esami più matematici. E le qualità che servono a uno studente di psicologia, a mio parere, sono l'essere empatici, il sapersi mettere in gioco e soprattutto sapersi mettere in discussione e analizzare criticamente quello che ci si trova a studiare e non studiarlo solo da un punto di vista appunto accademico con lo scopo di dare l'esame. Bisogna approfondire, interessarsi ed essere curiosi. Per studiare psicologia sicuramente serve una conoscenza base di quelle che sono le materie affrontate durante il percorso di studi superiori, dalle materie diciamo più scientifiche, anche quelle più matematiche, biologiche. Le qualità che invece una persona deve avere per studiare psicologia secondo me sono quella di essere empatico e anche quella di essere in mentalità aperta, appunto per permettere il confronto con gli altri. Secondo me non servono conoscenze in più rispetto a quelle che servirebbero per approcciarsi ad altri corsi di laurea. È comunque fondamentale, sempre secondo me, per chi inizia questo percorso avere delle qualità quali l'empatia, quali il sapere entrare in relazione con l'altro, che possono andare a facilitare poi l'accesso alla professione. Nel caso specifico dello studio, in realtà penso che chiunque possa approcciarsi a questo tipo di percorso. A mio avviso servono una voglia di mettersi in gioco continua e una voglia di studiare e continuare a studiare durante e dopo la laurea, anche temi indipendenti del percorso di laurea, proprio per aumentare la propria cultura più possibile, perché la psicologia è una materia difficile e bisogna approcciarla da più punti di vista per capirla. Come ci si prepara per il test? Mi sono esercitato soprattutto negli ambiti più logici e matematici, di analisi dei grafici per prepararmi in preparazione al test. Il test l'ho trovato piuttosto semplice, se non che insomma qualche accorgimento in più per quanto riguardava le domande di logica, però non è niente di inaffrontabile. Io mi sono preparato confrontandomi con persone che avevano già fatto il test, quindi ho chiesto consiglio a persone che l'avevano già fatto e ho provato a fare qualche test. Mi sono concentrato sulle parti di logica. Quali consigli dareste per affrontare lo studio universitario? E il modo di studiare è completamente diverso. Ci si trova a studiare più libri per un solo esame ed è una cosa a cui oggettivamente gli studenti che arrivano dal liceo non sono abituati e che all'inizio può sicuramente spaventare. Bisogna prenderci la mano, farsi un po' il callo, diciamo, e soprattutto capire che nessuno pretende delle nozioni incollate a memoria da ripetere, ma durante gli esami si chiede anche un'analisi critica di quello che si è studiato. La maggiore difficoltà che si ha inizialmente è l'orientamento, cioè orientarsi nella città ma anche nel contesto universitario. Personalmente mi è stato molto utile conoscere, informarmi subito su chi sono i miei rappresentanti e conoscerli personalmente mi ha dato la possibilità di ampliare il mio sguardo sul territorio e sul contesto che si vive quotidianamente, che è quello dell'università.
La mia paura più grande è sempre stata un po' la statistica, ma grazie alla bravura dei professori e al corso di allineamento fornito dall'università sono riuscito tranquillamente a essere al passo. Il mio consiglio è quello di seguire per quanto possibile le lezioni e anche andare a parlare in caso dei professori al ricevimento, che sono molto disponibili, i quali sono molto disponibili nell'aiutare gli studenti in quelle materie dove hanno più difficoltà. L'altro grande ostacolo, ovviamente un ostacolo non è, è quello di avere voglia di studiare, perché ci sono tante materie, ci sono tanti libri enormi, tanti libri lunghi anche da studiare, e lo studente deve avere voglia di studiarli. La principale cosa per affrontare questo è avere la voglia e essere appassionati alla materia. I principali ostacoli che ho riscontrato sono nell'organizzazione di quello che è il percorso di studi, e cioè nell'organizzare il proprio tempo e le proprie risorse a favore di un'organizzazione appunto ottimale che possa permettere di affrontare tutti gli esami in tempo e nel migliore dei modi. Cosa farai dopo la triennale? Le prime difficoltà sono proprio nel mettersi quotidianamente a studiare pur avendo la scadenza magari per l'esame lontana. La psicologia ha diversa una terminologia particolare che uno studente comunque deve riuscire a padroneggiare. La difficoltà principale è stata quella di acquisire un linguaggio, e l'unico modo per acquisirlo comunque, oltre comunque a prestare attenzione durante la lezione, perché comunque i professori utilizzano un linguaggio molto corretto, molto puntiglioso, bisogna riuscire a cogliere quel tipo di linguaggio e appropriarsene, e ovviamente comunque una buona dose di studio e, perché no, anche comunque partecipare a convegni, comunque attivarsi attivamente per la ricerca dell'acquisizione di questo elemento. Io intendo assolutamente proseguire e penso di aver già scelto la magistrale, anche se sono appena all'inizio del terzo anno, cioè vuol dire che mi riservo di poter scegliere meglio, comunque poterci pensare di più, ed è una scelta che ho fatto nel corso di 3 anni, appunto scoprendo man mano gli esami, scoprendo man mano i corsi, le materie, ho trovato ciò a cui ero più affine, ciò che più mi interessava, ciò a cui più vorrei dedicarmi, soprattutto in ambito di ricerca. Dopo il triennio penso che farò la laurea magistrale, però non ho ancora scelto che magistrale farò, e mi riservo questa scelta durante i prossimi 3 anni, quindi molto con calma sceglierò in base anche agli esami che prevedo.